Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Pesche92 e questo è Elden Ring. L'altra volta eravamo arrivati qua, al castello di Morn. Qui c'era il gigante, il gigantone, eccolo lì, con l'arco. E ho sbagliato, pulsante. E avevamo incontrato una ragazza che ci chiedeva di portare una lettera e consegnarla al padre, che è rimasto a difendere un castello. In teoria dovrebbe essere questo il castello, però lo scopriremo in questa puntata, spero. Nel mentre io ho attivato l'evocazione, ma non penso ci sia qualcuno qui. Lì c'era una stanza vuota, almeno sembrava, quindi l'unica via di accesso sembra essere questo elevatore. E te pareva che ho sbagliato? Vabbè, tanto se muoio. Qui c'è un bacino di evocazione, molto bene, quindi già sono pronto a morire, insomma. Ok, questo è ancora attivo. Castello di Morn, ufficialmente entrato nel castello. E basta. Pietra forgiatura. E nient'altro sembra. Ah, pensavo ci fosse qualcosa qui dietro, invece è andata bene. Sento dei passi pesanti, eh. Vieni, vieni. Vieni, vieni. Ok, vai, uno a uno. Cosa stanno facendo quelli? Un rito, cos'è? Guarda quanti cani ci sono, maledetti. Ok. Allora, il più cattivo sembra essere quello in alto. Chissà se mi vede. Oh, questi volano, eh. Guarda lì. Ah. Mio Dio. Eccolo, eccolo. Appunto, è arrivato il cattivone. Hanno un moveset comunque veramente eccezionale, cioè bello, molto bello. Ah, c'è un altro, oddio! Oddio! No, eh. Aia! Aia! Basta! Ah, pure.
No! No! Ah. Va bene. Ci sta, eh. Ah. Non avevo attivato il bacino io. In teoria dovevo rinascere in alto. O forse... Vabbè. Molto bene. Queste le riprendo. Qui sembra attivo, quindi vabbè. Allora direi di uccidere con calma prima tutti i cani. Ah, maledetto. Tanto mi ha preso più volte poi. Sangue animale. Forza cagnolino. Eccolo. Allora, io loro non posso attaccarli alle spalle. Allora. Ah, lì c'è un oggetto, ecco perché. E c'è anche una via per andare lì. Lui invece? Aspetta, vediamo se è qui. No, non c'è niente. Lui mi vede, sicuramente mi vede. Ma sta dormendo, non capisco. Hello? Vabbè, meglio così. Allora, adesso andiamo dai nostri amici e continuiamo il nostro viaggio verso l'interno. Allora, visto che non vi posso attaccare alle spalle, basta! Guardali come sono agguerriti, eh. Ah, gli fa male. Quella gli fa male. No. Ah, poi ricordiamoci che mi tolgo la vita, quindi non è proprio saggio, eh. Basta, basta. Chi è che vola lì? È uno. Anzi, è due.
No. È tanto ma preso. Basta. Oh mio Dio, fastidiosi. No. No. Aia. Tanto. No. No, no, non avevo paura. Ebbene ragazzi, questa sarà la difficoltà di questo episodio. Non ho visto nemmeno quanto mi manca per salire di livello, quindi boh. Vabbè, starò qui a farmare eventualmente, tanto. Perché sì ragazzi, ebbene, non vi dovete abbattere. Se morite, non importa. Tanto guarda, recuperi le anime. Pam! E ti fai il tuo livello così. Guarda come gli fa male il sangue. Cioè, anche con i cani, eh. Proprio ci sono andato giù pesante, tranquillo. Ma non si sono mossi adesso. Ok, ne approfitto per uccidere i cani. Molto bene. Dai. Ma fastidio. Fastidiosi veramente. Guardali, guardali, guardali. Avanti. Basta. Ok. Ma sono di meno? Cosa è successo? Ah no, sono sempre quelli. No! 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 Ecco, e te pareva. Adesso ho un'idea, vediamo se funziona, va. Fortuna non sono andato dritto. Qui non c'è niente. Certo, perché non sprecare una cosa adesso così? Ah. Allora, questo lo mando giù. Poi per carità andiamo a prenderci quello che ho perso.
Se non è andato cattivo, ha funzionato. Che fastidio. No. No. E dai. Oh, guarda e fuggi. Ok, sono stato un po' più bravo. Sto giro ne ho uccisi 3. E muori. No, no. Non ci credo. Non ci credo. Sei morto, grazie, grande, grande. Il bello è che tanto già lo so, sicuramente. Riuscirò a superare questo pezzo e poi dopo magari muoio dietro l'angolo per un altro mostro. Tanto è così, ragazzi. Allora mi dice di qua, quindi io spero che di qua ci sia un altro punto, mamma mia, di rinascita, speriamo. Vabbè, voglio provare così, vediamo, dai. Allora, riscossa. Ciao a tutti. Ecco, grande. Ah. Oddio. Ma dai, ma lasciami in pace. Ma dai, ma perché dovete seguirmi? Ok, solo due. Ah, eccolo, eccolo. E muori. Oh, Dio. Claymore. Lui lo vedo un po' titubante. Eh beh, Dio, no. Non è più titubante. Aia, lui non funziona però. Non cade, eh. Ah, questo sì però, eh. Toh. Ecco, oh mio Dio, fortunatamente. No! E non si rompe quello. No, devi morire. Adesso devi morire. Tu e i tuoi servitori. No! No! Ah, mamma mia, che maledetti. Che maledetti. Ok. Non ci credo. Li uccisi. Li uccisi tutti. Che fatica. Sì, uno, due, sì. Ok. Ta. Molto bene. Posso esplorare. Incredibile.
Cosa c'è qui sotto adesso? Ah, sempre loro, grande. Cosa succede? Perché? No. A posto, lo sapevo, lo sapevo. Allora, hanno ucciso quel soldato, ma non ho capito se era... Beh, non era un NPC. Non penso. Anche perché era vicino, quindi se uso... No, dai, se attacco faccio crepare anche lui, non può essere. Vediamo un po'. No, adesso vi salto perché non voglio perdere quello che sono riuscito a raccogliere. Quindi aria, grazie, sì, gentilissimi. Sì. No! È caduto! No, ma allora siete bastardi! Cioè, fino a qui mi raggiungete? Non ci credo! Non ci credo! Allora, quello lo fanno fuori. Stai a vedere che... No, dai, non può essere il padre di quella. No, mi rifiuto categoricamente di pensare che sia il padre di quella ragazza. Allora, è davvero uno a cui devo dare una lettera... E magari è in fin di vita, o non so, è nascosto da qualche parte, ma non penso. O ve lo dico io come va a finire. È il boss del castello. Tu stai a vedere che il boss del castello è il padre di quella. Guarda come mi rincorre. Avanti, il prossimo. Ok, non c'è nessuno. Allora, sembra un soldato normale. Sembra. Vediamo che succede andando avanti. Sì, allora ok. Stanno combattendo al castello. Ma sono tutti contro tutti praticamente. Allora, qua c'è una torre, vediamo di qua. E non c'è niente qui. Guardate quelle ali laggiù che si muovono malissimo. Allora, qua forse è una zona chiusa. Grandi loro perché si ammazzano e io ricevo cose. No, così non va bene. Ecco, io sapevo adesso che... Torcia fil d'acciaio. Come ho fatto a schivarli non si sa.
No, 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 no. Dai. Oh mio Dio. No, si arrampicano. No. Ma no. Guarda che bastardi, cioè è incredibile. Oh. Ok. Allora, ho raccolto quella torcia. Che cos'è? Più pesante di una comune torcia, ma il filamento incandescente incrementa i danni da fuoco inflitti. Abilità respiro di fuoco. E anche un'abilità. Bellissimo. Bello. Bello, ma preferisco così al momento. Allora, lì c'è un oggetto. Come si arriverà di lì, però? Qua c'è una scala. Sono dappertutto. No. No. Ok. Che fatica. Allora io sono sicuro. Cioè no, non sono sicuro, però mi aspetto che se vado dritto lì ci sarà un oggetto, dai, un oggetto. Cosa fanno adesso? Tirano le cose. No, 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 no. No, no, no. No, no, mi dovete lasciare stare. Ma perché devono tirare le frecce adesso questi? Anche qua c'è una scala, oddio! Ecco qua, non c'è niente. Classico. Mi ha preso, incredibile, mi ha preso. Allora, riprovo ad andare di qua adesso. Più avanti, grazia. Oh mio Dio. Ho una freccia puntata. Una freccia in testa. Ah, ragazzi, è faticoso. È faticoso, sono quasi arrivato a un nuovo livello, però. Però nel mentre sono ovviamente resuscitati tutti. Che sala giù. Guarda. Interessante. Mi dovrò ricordare di questo posto. Ah, non posso più salire però, aspetta. Questo è un problema. Perché vuol dire che posso solo scendere. Giù. Ok, sì. Volendo potrei andare anche di là correndo e finire lì dentro, ma io adesso faccio così, guarda. Vado giù di qua. Chiave della spada, sì. Ok. Che fanno?
muoiono, ecco che fanno. Bene. Qui ce n'è uno. Grande. Ah, non è... questo non è morto. Ora sì. Cos'è? Ti fa male, eh? Ok, sono soddisfatissimo. Mi ricordava, se avete giocato a Nioh, quelle specie di melmeniere che erano deboli al fuoco. Ho immaginato quello. Ti prego, aiutami, sono il nobile stirpe. Se quelli spregevoli mezzosangue mi divorassero, sarei corrotto in eterno. Tutto tranne quello, ti supplico, salvami dalla disgrazia. Intanto mi arriva l'esperienza. No, io non voglio farti mangiare, amico, ma come ti libero? Non posso spaccargli la gabbia, non posso... Ci sarà una chiave più avanti. Beh, questi proprio mi piace ucciderli così, eh. Lo ammetto. Lo metto spudoratamente. Bravo. Certo. Molto bene. E uno? Ah, è uno grosso però. Certo. Certo che mi ha visto. Non si sa come. Maledetto. Adesso mi prende e muoio. Lo sapevo. Io lo sapevo che andava così. Allora, facciamo così. Tanto sono qui. Faccio un livello. E... sì, farò così, esatto. Allora, per ripercorrere un po', questo cos'è? Non si sa. Forse la torre per arrampicarsi lì, non lo so. Allora, da qui al montacarichi, all'ingresso praticamente del castello, sono arrivato qui, che è il retro del castello. Quindi secondo me qua usciamo completamente dalla zona castello. E infatti da qui si vede questa zona qui, che incute un po' di timore. E niente ragazzi, allora adesso farò... finirò qui questo episodio, recupero le anime, livello, faccio un livello e ci vediamo alla prossima puntata. Se il video vi è piaciuto mettete un like e seguitemi anche su TikTok, Instagram e Facebook. Ci vediamo alla prossima puntata ragazzi, ciao.